emozione. Non è nei tuoi progetti. Il figlio è, secondo me, una grossa sublimazione. Un errore che di... E nessuno però ti aiutava a dire, guarda, sei un po' sciura. Io sono venuto un paio di volte a tua trasmissione, cosa potevo dirti? È come se adesso uno viene da sé, ha messo il vestito a balza. Scusa, Silvia. Comunque, prego, Albin. No, se mi permetti, visto che lui giudica un po' tutti, adesso noi del pubblico, il che non vuol dire bene. Il che non vuol dire bene. Pezzampa è a palazzo. Come quasi di una cosa del genere. È un pantalone P60 a palazzo. Ecco, lasciali agli anni 60, mettiti quelli stretti. Poi Sava, in realtà l'originale è basso, ma avendo un po' di scala con la pancia di fuori. No, ma non è la pancia di battuta, Caterina. Ci sto pensando. Non è l'ori del santo, comunque. Perché il commento generale è stato che erano un po' mosci questi Golden Globe, forse aria di crisi, le star si sono insomma adattate all'atmosfera. Sempre le stesse, e poi le giovani non hanno molto azzardato, perché di solito le giovani sono quelle che lasciano un po' più, insomma, e di mettere la crema, sennò le vengono le smagliature. Metto un sacco di olio e dal fidanzato. Ma c'ha da fare, fidanzato. Ma scusa, ma ti fa il massaggino quando andate a letto. Comunque mi deve dire no, ma quante ne hai baciate? Stavo anche perdendo le scarpe. Quante ne hai baciate? Un ginocchio. Poi però devo dire questo, un aneddoto carino. È una tua collega? Rimango sempre evasivo. È una tua collega? È l'Arcuri. Sì, è l'Arcuri, vabbè, no, vabbè. Antico. Che senso? È stata una tua conquista, no? Sì. Non so, dopo un po' che sei fidanzato vorrai sposarti o fare dei figli. Prima di entrare stavo pensando, come non ho da presentare un libro. Nessuna. E quindi come si fa? Come me... Ma fagli i complimenti, secondo me. No, esatto, dimmi il nome. Ti trovo in perfetta forma. No, anche tu, grazie. So che fai molta palestra. Mi do da fare per rimanere in forma. Salutaci la tua fidanzata. Da 30 anni. Beh, ultimamente dice... No, scusate, però... Ultimamente negli ultimi... Grande identità, invece, grande adesso. Grande identità, ma... Negli ultimi, un paio d'anni, capisco che magari... Però, quello che si è sempre detto, negli anni, che era due, non aveva un'identità. Però adesso sta lavorando. Adesso ti posso fare una gran fatica. A me questo imitatore, di Teocoli mi fa va bene. Cioè, bravissimo. Allora. Insomma, con Vladimir abbiamo fatto delle interviste molto belle su Rai 1. Sono anche una tradizionalista. Visitini e sapere dove sono nata. Una lettura un attimo più articolata. Televisivamente, certo. Cioè, perché Montebianco è uno scippo. Sì, perché diceva che ti sono venuti i geloni. Si adorava. È tutto vero. Vladi, ma... Volta, per cui ma il fascino partecipa... della roccia, della doppia... Tesoro mio. Guarda che non ho il computer, è un telefonino con i punti dell'S lunga. Non è che capisco... Foto su Instagram. No, devi essere più chiaro, lei è più chiara di te. È un telefono. Radio Telemonte Carlo, quello lì. Di calcio, bravo, vedi.